subito a Zirkzee, pallone in area di rigore e c'è il gol di Ferguson. Ferguson, dopo 25 secondi dall'inizio della ripresa, buca la difesa della Lazio, clamorosamente impreparata. Raspadori per il gol del vantaggio del Napoli di destro, stavolta dopo un'ottima incursione, bravissimo e freddo Lobotka che ha dato il pallone in profondità. Proteste da parte dei giocatori della Salernitana. Il gol di Elmas, scusa Rita, porta alla nostra sinistra. 37esimo minuto, il raddoppio del Napoli, azione, se vogliamo sintetizzarla così, alla Kvaratskhelia con serie di finte, passaggio sinistro, destro e tiro che non ha lasciato scampo al portiere Ochoa. Salernitana 0, Napoli 2. I fischi sono tutti per Calhanoglu, che prende una breve rincorsa, batterà con il destro, si attende solo il fischio dell'arbitro. Adesso parte Calhanoglu, rete, ha segnato l'Inter esattamente al 40esimo minuto nel corso del primo tempo. Cambia il parziale al Gavi Stadium di Bergamo, ha segnato l'Inter, ha segnato Calhanoglu e la formazione di Simone Inzaghi è in vantaggio per 1-0. Il rinvio del difensore atalantino, ancora preda di Mkhitaryan, da questi per Lautaro Martinez, il raddoppio dell'Inter esattamente al 12esimo minuto nel corso della ripresa. Questo è un capolavoro del toro argentino, che da posizione defilatissima con un destro pennellato ha cercato e trovato l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere atalantino, che nulla ha potuto nonostante si fosse avvitato. Attenzione al retropassaggio, Lookman supera il Marco Scamacca, ha accorciato le distanze all'Atalanta con Gianluca Scamacca. Dopo un'azione in cui Di Marco ha perso palla sul retropassaggio di un compagno, Pereira porta la nostra sinistra, Maignan allarga le braccia, Pereira è un buon rigorista, la sua rincorsa, il tiro, gol! E l'Udinese è in vantaggio al 17esimo minuto, rigore di Pereira direi impeccabile, perché con la finta fa buttare a destra Maignan e segna dall'altra parte, 1-0 Udinese. Rilancio in avanti per Colpani, c'è Vignato, attenzione in area di rigore, Montipò, la palla, la rotola in rete, il vantaggio del Monza l'ha siglato Colombo, la palla con un tocco leggero ha superato il portiere dell'Hellas, anche forse con deviazione, l'assist in profondità di Colpani. Attenzione a Colombo perché ormai è entrato in area di rigore, può andare col sinistro a calciare, minuto 28, prodezza personale col sinistro e doppietta personale di Lorenzo Colombo, che con il mancino è andato forte sotto l'incrocio dei pali. Kyriakopoulos alla battuta con il sinistro a centro area, Caldirola firma il 3-0 e pone la parola fine su questa partita. La palla in rete con Folorunso, Folorunso è riuscito dentro l'area di rigore a toccare verso la porta con deviazione anche di un giocatore del Monza. Il vantaggio del Cagliari, vi chiedo scusa, terzo minuto, Nicolas Viola entrato al primo della ripresa al posto di Mancosu, porta alla nostra destra, si accende subito la sfida dell'Unipol Domus, Cagliari 1 Genoa 0. Gudmundsson si coordina, il gol del pareggio con un pallonetto, indecisione difensiva ad opera della formazione del Cagliari, Scuffetta è rimasto tra i pali e si fidava in effetti del suo difensore centrale, ma al sesto minuto combinano i difensori della formazione di casa la più classica delle frittate. Il gol di Zappa, scusa Antonello, per il nuovo vantaggio del Cagliari, Cagliari 2 Genoa 1. Vantaggio del Lecce, ti chiedo scusa, in contropiede Alquist, su azione di Banda, sbagliato tutto la Roma, Alquist porta in vantaggio il Lecce al 27esimo, Roma 0 Lecce 1. Si va a sinistra, lì è da Zaleschi che può puntare Jandré, il cross in mezzo, la rete della Roma in mezzo, arriva Smun al primo gol con la maglia giallo-rossa e ancora una volta nel recupero, gran colpo di testa, ancora Roma che attacca con Lukaku, area di rigore, Lukaku rete, si toglie la maglia, il centravanti belga corre sotto alla curva sud, la Roma trova un incredibile vantaggio, forse una vittoria, abbraccio collettivo. Attenzione, la palla in rete, tentativo vincente di Cuni, se non erro, è stato Cuni, un colpo di tacco improvviso, la pressione
del Frosinone è stata una costante dall'inizio del secondo tempo. È arrivato un pallone veloce all'altezza del primo palo, dopo la battuta d'angolo è arrivato il vantaggio del Frosinone. Ancora Frosinone che ritrova il possesso di palla, Sulè, gioco di gambe e tentativo di apertura sul lato di sinistra, dove sprinta Ibrahimovic. Reinier, gran movimento per eludere l'intervento dell'avversario. Ibrahimovic, gol stupendo, minuto 29, il raddoppio del Frosinone. Giocata splendida della squadra giocciara. Arriva la palla in area di rigore, mi sembrava di fuori gioco la posizione di Caputo, il tocco nell'area piccola ed è gol. Accorcia le distanze l'Empoli con un colpo di testa di Caputo. Frosinone 2, Empoli 1, appena accorciato Ciccio Caputo. Intanto siamo ancora con il Torino, avanti Sanabria, la rete, il vantaggio del Toro, sempre da destra, azione in fotocopia, traversone di Tamese, un po' più avanti stavolta Sanabria, lo lascia a scampo dal limite dell'area piccola, conclusione al volo sul traversone che arrivava da destra. Consigli, non può nulla, Toro in vantaggio, recupera il Torino. Rodriguez sbaglia, Berardi entra in area di gol da destra, Berardi, le finte su Rodriguez, va a cercare l'Orientè, il pallone buono per Torsved, la conclusione e la rete, il pareggio del Sassuolo con Torsved dal limite, ma tutto nasce da una grandissima giocata di Mimmo Berardi. Vlasic all'interno della rigore, Vlasic contro Consigli, la conclusione e la rete, il vantaggio del Toro. Vlasic su un'errata uscita difensiva del Sassuolo, arriva il secondo gol del Toro con Vlasic.